Danilo Sottimo, finalmente dopo il marzo maledetto si respira un clima sereno in casa Pescara. Beh, si respira. Purtroppo quando vinciamo una partita siamo bravi, quando ne perdiamo due poi torniamo. Non torniamo quei giocatori che siamo, però abbiamo dimostrato domenica di dare una scossa ancora in casa. Speriamo di andare fuori e ripeterci in questa vittoria, in questa gara. Con il senno di poi, oltre alle assenze, cosa ha inciso in questo periodo negativo? No, ha inciso, io penso tutte, non deve essere un alibi, però parecchie squadre hanno questi cali, poi chi per due, chi per tre o per quattro partite, comunque sia, purtroppo è così, noi magari dobbiamo stare sempre sul pezzo e non possiamo vivacchiare, non possiamo pensare di aver fatto bene, ma bensì continuare sempre a lottare. Sempre ogni giorno avere l'obiettivo quello di allenarci bene e andare in campo per dare sempre il massimo, perché non possiamo stare tranquilli di testa, anzi dobbiamo sempre più bacchetta che carote. In questo periodo negativo comunque sei sembrato tra i più pimpanti. Sono rientrato dopo l'infortunio che erano quasi 3 mesi che non giocavo, quindi ho fatto un po' di fatica, tuttora un po' faccio un po' di fatica, comunque non riesco ancora a fare bene i 90 minuti. Magari ho avuto un po' forse la brillantezza, essendo un fisico un po' più brevilineo e quindi è apparso questo, ma Anche a livello di grinta e determinazione sei sembrato tra i più propositivi. Io penso sempre di mettercela tutta, poi ci sta quando magari è proprio le giornate che vanno storte, però l'importante è l'impegno è sempre da parte di tutti, sia chi va in tribuna, chi va in panchina, comunque sia siamo un gruppo unito. Con il Crotone un'ottima intesa con Bucchi, è lui il tuo partner ideale d'attacco per caratteristiche tecniche e fisiche. No, ma penso siamo tutti validi, nessuno indispensabile là davanti, poi il mister fa le scelte. Durante gli allenamenti e siamo noi quelli che poi lo mettiamo in difficoltà per scendere in campo il sabato, però penso che tra di noi l'importante è vincere, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e siamo tutti sulla stessa barca. Buttando un occhio alla trasferta di Piacenza, quali insidie può nascondere questa delicata sfida? Ma ogni sabato c'è una sfida pesante sempre da affrontare perché arriva a questo punto del campionato, tutte le squadre si chiudono, comunque sia fanno più punti possibili per arrivare prima alla salvezza. Quello che andremo a fare noi è andremo a fare la partita come abbiamo fatto in più occasioni, magari ultimamente meno fuori casa, però andremo a dire la nostra. Bisogna tornare al successo, magari con un gol di Danilo Soddi. Beh, spero sempre, perché segno quasi mai, però magari, che ne sai, magari. Grazie, Danilo.